Preghiamo questa sera per coloro che hanno smarrito la gioia della vita. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Verbo incarnato, che nuovamente condividi con noi tua Natale, insegnaci a condividere con gli altri i nostri progetti di pace e solidarietà. Tu, che nella grotta di Betlemme hai proposto agli uomini di ogni tempo un itinerario di amore e di conciliazione, illumina l'umanità di oggi a ritrovare la strada che porta ad incontrare l'altro nel dialogo, nell'amore e nel rispetto profondo. Tu, che leggi nel profondo di ogni cuore, trasforma i nostri personali sentimenti in atteggiamenti e comportamenti fraterni. Gli unici che danno gioia vera e trasformano il Natale in festa vera. Dalla capanna di Betlemme, anche quest'anno si irradi in tutto il mondo la luce del tuo Natale, che è sempre motivo di speranza e di pace per l'intera umanità. Amen. Così dice il Signore: il loro capo sarà uno di essi, e da essi uscirà il loro comandante. Io lo farò avvicinare, ed egli si accosterà a me. Voi sarete il mio popolo, e io il vostro Dio. O Emanuele, nostro re e legislatore, speranza e salvezza dei popoli, vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del suo cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, grazie perché ancora una volta posso venire a casa vostra a pregare con voi in questa novena di Natale. Siamo all'ultimo giorno, infatti domani è la vigilia di Natale. E oggi sono qui all'Emporio della Caritas, vedete anche accanto al presepe il salvadanaio di questa nostra iniziativa che in questo tempo di avvento ci ha visti impegnati a raccogliere dei fondi per questo fondo di solidarietà per creare lavoro che si chiama A Mani Tese. E il tema di oggi, l'ultimo tema che il Papa svolge in questa lettera dedicata a San Giuseppe, è Padre nell'ombra, la paternità. Perché dice il Papa, San Giuseppe è come l'ombra del Padre Celeste e custodisce Gesù, lo protegge e non si stacca mai da lui nel seguire i suoi passi. Anche qualche volta quando Gesù si era allontanato era molto preoccupato. Dice il Papa che padri non si nasce, si diventa. Si diventa quando si prende con responsabilità, se ci si prende ad accompagnare qualche nostro fratello, tutte le volte che ci assume la responsabilità della vita di un altro, si diventa padre dell'altro. Nella nostra società molto spesso la paternità è andata in crisi. Abbiamo bisogno oggi di padri, la Chiesa ha bisogno di paternità. Essere padre significa accompagnare, introdurre i figli nella vita. E Papa usa questo termine che molto spesso abbiamo trovato, che San Giuseppe è un padre casto. Cosa vuol dire essere padre casti? Vuol dire avere un atteggiamento non di possesso, ma di libertà. L'amore vero è un amore libero, che non vuole possedere l'altro, ma lo lascio libero di fare le sue esperienze, di prendersi le sue responsabilità. Allora è veramente un amore.
E questo amore non possiede, non soffoca, non rende infelici. Questa è la logica dell'amore che San Giuseppe ha, con cui San Giuseppe ha accompagnato Gesù. E San Giuseppe ha saputo decentrarsi, lasciando al centro, ecco, Maria e Gesù. E allora il mondo ha bisogno di padri e rifiuta invece i padroni, coloro che vogliono possedere. Chiediamo al Signore allora che ci siano sempre di più padri che possano accompagnare i loro figli verso la libertà, la responsabilità. Concludiamo con la preghiera. O beato Giuseppe, mostra di padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, difendici da ogni male. Amen. Vi auguro un santo Natale e benedico tutti voi nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Tanti auguri di buon Natale e di un felicissimo anno nuovo a tutti voi e alle vostre famiglie. Augurissimi. Auguri. Auguri. Auguri.